Signori, un attimo di pazienza perché sta arrivando il sindaco di Faggiano. Quindi per una questione di rispetto anche per la persona, perché era stata prevista questa assemblea nella sala consiliare, però per una questione di coronavirus, non essendoci la capienza, è stata trasferita nella piazza al fresco, sperando che fra poco arrivi un po' di fresco. Si tratta di aspettare un altro po' che iniziamo l'assemblea. Buonasera a tutti. Allora, inizio con le scuse per quanto riguarda la problematica per l'assemblea che abbiamo spostato in maniera veloce, non c'è stata la possibilità di comunicarlo. E niente, per la questione del Covid abbiamo spostato la locazione. Poi questa sera si parlerà per quanto riguarda le problematiche che abbiamo messo in atto sulla locandina, sull'approvazione del parco e poi vari punti seguenti. Niente, con questo passo la parola al nostro presidente provinciale, anzi in prima il sindaco del comune di Faggiano, che ringrazio per la possibilità di averci dato la possibilità di fare l'assemblea. Grazie Vincenzo, buonasera a tutti. Naturalmente non ho esitato un attimo a dire sì quando Vincenzo mi ha chiesto di poter organizzare a Faggiano questo incontro. Uno, perché sono cacciatore anche io. E due, perché quando un'associazione mi chiede qualcosa non posso che dire sì. Naturalmente mi scuso anche io perché anche io avevo autorizzato all'inizio la sala consiliare, però poi nel sentire che l'incontro doveva essere così grande, così ampio come si sta dimostrando, come sto vedendo, sono stato io stesso a dire a Vincenzo di farlo qua all'aperto, perché capite bene quello che sta accadendo. I casi aumentano sempre giorno dopo giorno, quindi ho ritenuto opportuno organizzarla, cioè autorizzare questa piazza affinché stessimo più tranquilli. Naturalmente io non voglio dire niente su quello che è la discussione di questa sera perché non conosco i contenuti, anche se qualcosa l'ho sentita. Io l'unica cosa che dico, che la dico come più che come sindaco, come Tonino Cardea, come cacciatore, è che se noi vogliamo ottenere qualcosa, credo che l'unione faccia la forza. Se noi andiamo a chiedere qualcosa al governo nazionale, al governo regionale, piuttosto che alla provincia, a qualsiasi ente, se noi andiamo frastagliati, se noi chiediamo cinque cose diverse, sicuramente poi la regione di turno, il governo sceglierà quello che è più è consono a lui stesso. Quindi questo è quello che mi sento di dire. L'auspicio è che la caccia possa diventare come era una volta, e mi racconta mio padre che prima era un divertimento, potevi andare dove volevi. Oggi siamo arrivati al punto che io in primis mi sono un po' svogliato perché stai in un posto e non sai se puoi stare o non puoi stare. Vedi le tabelle e le tabelle non so se sono vere, se sono scadute. Cioè, siamo arrivati in un punto che tanta gente, io ho tanti amici che andavamo a caccia insieme, che nel guardarci in faccia ogni anno quando arriva il periodo dell'apertura, lo facciamo. Non lo facciamo, quindi sono cose che secondo me vanno combattute, lasciatemi passare il termine, ma tutti insieme, uniti per dire alla regione, guarda che siamo rimasti senza territorio, di caccia, quindi a forza di fare parchi siamo rimasti senza nessun posto per andare a caccia. Chiudo, dandovi il benvenuto nel mio paese e che sia una buona assemblea. Grazie. Ci tenevo a dire anche un'altra cosa, che mi sono prodigato a invitare tutti i presidenti provinciali delle svariate associazioni venatorie per dare chiarimenti alla base di tutti i cacciatori. Però quello che vedo ben poco a livello di dirigenza. Con questo vi passo la parola al presidente provinciale Rocco Bellanova per dare delucidazioni in merito. Non so, se c'è qualche delegato, prego. Buonasera, io in qualità di
responsabile dell'associazione venatoria nel Caccia, concordo con quello che ha detto poc'anzi, poco tempo fa, il sindaco di Faggiano. Per andare avanti bisogna essere uniti. Io questa sera non vedo altri presidenti, altri responsabili di altre associazioni, e questo mi dispiace molto. Credo che l'unica associazione che è qui presente questa sera sia la mia, non vedo nessun altro. Dobbiamo, come diceva il Presidente, dobbiamo andare avanti uniti, perché solo così si possiamo ottenere qualcosa. Purtroppo questa piazza stasera vedo 50, 60, 70 cacciatori, non so la conta quanti siamo molti, ma molto pochi. Questa sera qui dovevamo essere minimo dico 500, anche da altre associazioni, perché sicuramente ognuno tira il remo nella sua barca, e andare così ognuno per conto suo non riusciamo ad arrivare a nessuna parte. Per essere competitivi bisogna essere uniti, confrontarci, collaborare e andare avanti. Solo così possiamo ottenere i risultati. Mi dispiace delle altre associazioni che non sono presenti. Purtroppo ho veramente un male al cuore, perché la nostra attività va sempre a morire. Grazie. Grazie. Se c'è qualche altro, non so, vuoi fare interventi, non so, altri delegati, niente. Ok, passo la parola al presidente provinciale Rocco Bellanova della Libera Caccia. Buonasera a tutti. Per fare l'unità del mondo venatorio bisogna che dall'altra parte ci debba essere qualcuno che è disponibile a fare questo, perché io per fare l'unità devo trovare spazio fra gli altri presidenti provinciali, che fino a questo momento hanno semplicemente fatto un documento dicendo che loro non avevano la necessità di fare una riunione, anche se organizzata dai cacciatori. Hanno perso, a mio avviso, come diceva giustamente Nicolino, una buona occasione per essere presenti e sentire da parte della base, che dovrebbero rappresentare, quali sono i problemi in merito al Parco delle Gravine, e chiarire tutto quanto in merito al piano faunistico, a questo calendario venatorio e a quant'altro necessita, perché ovviamente per quanto riguarda l'attività venatoria le cose non vanno bene. Però andiamo subito a bomba sui problemi che sono stati indicati all'ordine del giorno. Quindi, come primo problema all'ordine del giorno è l'approvazione del Parco del Mar Piccolo. Non è stato approvato un bel niente, è stata fatta una variazione alla legge 19. Cos'è la legge 19? La legge 19 è la legge istitutiva delle aree protette, ed è stato aggiunto proprio il Parco del Mar Piccolo come lettera B 1 bis, perché prima non c'era, quindi un ulteriore balzello. Probabilmente si discuterà dopo aver fatto le elezioni regionali, però io avevo già proposto, prima di andare giorno 28 in consiglio per approvare questa variante, di proporre un emendamento. Mi sono prodigato col professore Laforgia, che è qui presente, per fare tutta una cartografia per illustrare ciò che fosse possibile escludere dal parco. Perché questo Parco del Mar Piccolo, se si chiama Parco del Mar Piccolo, cosa cavolo c'entra con la Salina Grande oppure con il Lago Pappadà? Qualcuno me lo dovrebbe spiegare. Io glielo vorrei chiedere proprio a chi sta proponendo questo parco, che è un consigliere. E siccome stasera abbiamo detto che non dobbiamo fare politica, non lo voglio neanche menzionare, né il suo nome e né tantomeno il partito che rappresenta. Sta di fatto però che a livello, diciamo, di consiglio, perché poi si è portato in consiglio, ci sono stati 44 voti favorevoli e un solo astenuto, o ha votato contro, non lo so, però è una cosa vergognosa, perché io gli emendamenti li avevo dati a due consiglieri di maggioranza e a uno di opposizione, i quali non hanno aperto bocca.
Va bene. Allora, siccome non si stava approvando il parco, probabilmente avranno una loro motivazione, che per quanto mi riguarda non l'accetterò mai, perché comunque, come ha fatto un altro consigliere per un parco che stanno per istituire sulla zona di Bari, ha presentato degli emendamenti e sono stati accolti. Questo è per quanto riguarda il parco delle Gravine. Adesso vediamo un po' invece il discorso che ci riguarda più da vicino, oltre al parco, che è questa famosa storia che è stata messa in circolazione per quanto riguarda un emendamento che è stato fatto alla legge 59, e vale a dire che il discorso relativo al calcolo del territorio interdetto alla caccia, che per legge deve essere non oltre il 30%, dal 20 al 30%, prima era su base provinciale, oggi ci siamo adeguati alla legge 157 che prevede che il discorso debba essere su base regionale. Qualcuno mi porrà la domanda: ma come mai vi siete svegliati oggi? Ve lo spiego subito. Fino a ieri noi andavamo a caccia su tutto il territorio pugliese, liberamente alla migratoria. Dopodiché con la legge 59 ci hanno rinchiusi di nuovo in dei recinti. Allora, a questo punto dobbiamo iniziare a tutelare il territorio. Io, se non ci sono, no, c'è una signora, stavo per dire una brutta parola, mi riservo invece. A questo punto, dicevo, ci dobbiamo tutelare il territorio. Cosa succede? Siccome questo emendamento che è stato presentato non va ad abrogare il piano faunistico provinciale, perché senza di quello non si può fare il programma venatorio, non si può stabilire quante persone avranno diritto a venire nell'ATC di Taranto, in quello di Brindisi, in quella di Foggia, eccetera, eccetera. Va a determinare il piano faunistico provinciale una serie di cosucce. Alla fine di tutto quanto, di tutta la giostra, poi si va a determinare il piano faunistico regionale. Che cosa succede? Esempio. Se a Foggia e a Bari fino a ieri hanno goduto di questo discorso, da domani non sarà più possibile, perché se loro hanno il 20 e noi abbiamo il 30, andando a fare un'operazione, andando a fare la media, verrà fuori il 25%, 26, noi abbiamo già fatto dei calcoli. Che cosa significa? Che poi per legge tu dovrai abbassare tutto ciò che è in più a livello provinciale rispetto a quello che verrà fuori a livello regionale. È esattamente il contrario di qualcuno che non ha capito un cavolo di niente di questa modifica e che si dovrebbe porre il problema: ma la libera caccia che ho proposto questo emendamento sono degli ambientalisti o sono persone che vanno a caccia o sono cacciatori? Io onestamente dico che prima di essere un dirigente del mondo venatorio sono un cacciatore, ragione per cui non avrei mai potuto fare una stronzata del genere e non avrei manco permesso al mio regionale di farla. Pertanto noi l'abbiamo studiata, era il momento di farla, qualcuno non andrà più a godere, diciamo, del fatto che non gli metteranno più, diciamo, delle aree protette, ma bensì sarà esattamente il contrario. Avrà qualche sorpresa qualcuno che fino a ieri ha detto esattamente il contrario. Quindi torno a dire, il piano faunistico provinciale esiste, si deve fare per legge, non è stato abrogato, poi si farà il collage di tutti i piani faunistici della regione Puglia per fare il piano faunistico regionale. Ma per quanto riguarda il discorso della verifica del 30%, è un discorso successivo che per quanto riguarda Taranto, Brindisi e Foggia ne andremo a beneficiare, i fatti ci daranno ragione. Bene. Per quanto riguarda il discorso del parco, dell'emendamento, se ci sono degli interventi da fare o da fare ulteriori chiarimenti, io vedo che c'è Angelo Basta che probabilmente vuole fare l'intervento, vuole un ulteriore chiarimento, viene al microfono e viene a chiedere. Buonasera a tutti. Parlo da cacciatore, non rappresentando nessuna associazione venatoria. Io non riesco a capire, innanzitutto, il tempismo di questo emendamento alla vigilia dell'approvazione del Parco del Mar Piccolo, perché giustamente, da cacciatore, se la provincia di Taranto è già sopra il 30%, questo emendamento che modifica quella quota
e quindi consente di andare a superare quel 30% istituendo il Parco del Mar Piccolo, credo che sia un tempismo forse sbagliato. Siamo al Probabilmente. 32%. Perfetto. A maggior ragione, se già Taranto era al 32%, senza quella modifica, il Parco del Mar Piccolo non sarebbe mai potuto essere approvato, perché saremmo arrivati al 40%. E questo è quello che io penso da cacciatore e credo che sia il dubbio che sia venuto a più di qualcuno. Bisogna capire poi, perché tu adesso giustamente dici, successivamente andremo a vedere, ma se questo ricalcolo su base provinciale piuttosto che su base regionale non è certo. Perché oggi, molto probabilmente, siccome quella quota del 20, del 30% è stata trasferita da base provinciale a base regionale, se domani mattina Taranto dovesse essere chiusa al 70%, visto che c'è tutto il territorio di Foggia, e la media regionale fosse sempre al di sotto del 30%, chi è che verrebbe a obiettare e dire no, Taranto era al 70%, no, però potete andare a cacciare a Foggia. Probabilmente dici. Perché tu a Foggia non ci puoi andare perché sei extraprovinciale, forse questo è il motivo. Però da cacciatore mi viene questo dubbio, che tu hai chiarito, però io rimango sempre perplesso e mantengo una mia idea, probabilmente sbagliata, però credo che molti dei cacciatori qui presenti si siano posti questo dubbio. Come mai questa modifica, questo emendamento è stata fatta proprio alla vigilia dell'approvazione del Parco del Mar Piccolo? È un caso? Probabilmente è un caso, non lo so, però voglio dire, io sono qui alla finestra, se avrai ragione a dire che la provincia di Taranto, automaticamente, avendo già superato il 30%, e non ci sono preclusioni affinché questo, adesso col Parco del Mar Piccolo, arriverà oltre al 40%, quindi se dici che per mantenere a livello regionale quella soglia del 30% dovranno liberare il territorio su Taranto, io sono ben lieto di accettarla questa situazione, però il dubbio mio è sorto da questo e credo che sia un dubbio legittimo da cacciatore, non rappresentante di nessuna associazione. E vorrei cogliere l'occasione, visto che sono qui presenti tutti i cacciatori, avete fatto un invito all'Unione, però io non riesco a capire una cosa, sempre da cacciatore, come mai alla luce di tutte le circolari viste negli ultimi mesi, negli ultimi anni, presentata alla Regione, io ho visto sempre 7-8 sigle unite e una soltanto fuori da questa lista. Probabilmente sono tutti contro di voi. Io vorrei cercare come mai invece non fate un passo avanti voi come Libera Caccia nei confronti degli altri 8 che hanno fatto dei documenti congiunti. Vuol dire che sono sbagliati tutti e 8 gli altri e voi siete i migliori? Non lo so, c'è cioè un dubbio che mi viene da cacciatore, perché voi avete fatto qui un invito oggi all'Unione, ma dovreste essere forse i primi a fare un passo avanti nei confronti degli altri 8 affinché si diventi 9 e probabilmente ancora più forti. Solo questo volevo dirti. Grazie a tutti. Caro Angelo, tu sai benissimo come stanno le cose. C'è gente che ne sta facendo una questione personale e ti posso garantire, agganciandomi a quello che hai detto alla fine, che il sottoscritto si è cosparso la testa di cenere, nonostante gli attacchi che ha avuto da qualcuno, va bene per quanto riguarda la commissione di esami. Non volevo entrare in polemica, ma mi ci hai tirato tu. Da cacciatore. E da cacciatore ti rispondo. Dopo gli attacchi ricevuti, in occasione della chiusura della conferenza dei servizi del Parco del Mar Piccolo, il sottoscritto, come dicevo, si è cosparsa la testa di cenere, si è messo un belsaio francescano e ce l'ho ancora nel cellulare, e su WhatsApp ho mandato a tutti quanti i componenti del gruppo, i presidenti provinciali, un invito, va bene, all'unità, per combattere questa ulteriore tegola che stava per cadere sulla nostra testa. Non c'è stato nessuno che ha risposto. Quindi la chiudo qui la cosa, perché se parliamo di unità del mondo venatorio, il sottoscritto è il primo, proprio non ha nessuna difficoltà a fare l'unità del mondo venatorio. Ma per fare l'unità del mondo venatorio ci deve essere la disponibilità e i personalismi vanno messi da parte. Va bene? Tu sai bene di chi sto parlando. Chiudo l'argomento. Parliamo d'altro, parliamo di quello che ci riguarda più da vicino. Hai detto tu sei benissimo, no, devi essere chiaro, giusto considerato. Non voglio fare polemiche, non voglio fare nomi, non ho fatto nomi dei politici, però
e non voglio fare nomi dei presidenti regionali. A buon intenditor, poche parole. Parliamo invece di quello che ci riguarda più da vicino, vale a dire, abbiamo parlato del Parco del Mar Piccolo, dell'emendamento, calendario venatorio. Ci sono state un mare di vicissitudini, fra cui l'intervento del nostro dirigente regionale, il dottor Campanile, adesso iniziamo a fare qualche nome e cognome, che si è permesso, prima di fare il comitato tecnico faunistico per sapere quali fossero le proposte delle associazioni venatorie per quanto riguarda il calendario venatorio, si è permesso di mandare una bozza all'ISPRA. E all'ISPRA la bozza che ha mandato ovviamente era molto restrittiva. L'ISPRA la spinta voleva, la caduta se l'è presa da sola. Ha fatto un documento che prevedeva l'apertura della caccia il 1° di ottobre, con chiusure alle beccacce al 31 di dicembre, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché le associazioni venatorie, tutte quante, per la verità devo dire che a livello regionale si sta riscontrando l'unità del mondo venatorio, è stata fatta una cabina di regia, che so benissimo che a Taranto qualcuno non la vorrà fare. Più volte io ho detto cerchiamo di farla perché ce lo chiede la base, i problemi personali metteteli da parte. Vabbè, questo evidentemente qualcuno non lo vuol capire. Peggio per lui, perché prima o poi la gente capirà di chi stiamo parlando, perché poi saremo costretti a fare nome e cognome. Dicevo, per quanto riguarda sto calendario venatorio, abbiamo fatto una serie di riunioni, parlo per quanto riguarda la libera caccia, Adesso parlo per quanto riguarda la libera caccia. Taranto, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, ogni provincia ha fatto la sua proposta. La nostra provincia non è stata da meno e ha fatto ovviamente la proposta che riteneva più opportuna. Fra le tante proposte, il sottoscritto, forse sarà un po' pazzo, ha detto scusate, ma per quale motivo noi ci dobbiamo accontentare di due giornate, dal 2 di settembre fino al 20, due giornate fisse? Io posso capire le giornate fisse se si deve andare a sparare la cornacchia, la taccola, la ghiandaia e compagnia bella, che sono ormai nocivi, stanziali, opportunisti, come li vogliamo chiamare, e li troviamo tutti i giorni. Ma siccome è prevista anche la caccia alla tortora, che passa quando vuole lei ed è passa in funzione del tempo, del vento, come ben sappiamo tutti quanti, avevo proposto di fare un'operazione di due giornate, se ce ne danno due, a scelta, dal 3 di settembre fino al 19 di settembre. Sono andati in escandescenza gli agricoltori, che poi se ne vengono e dire dateci una mano per quanto riguarda le deroghe e le storie. Stiamo parlando di caccia alla migratoria. Se per il tordo abbiamo ottenuto un periodo che va da fine settembre, mi pare, a novembre, ai primi di novembre per quanto riguarda la caccia a tre giorni a scelta, giustamente, perché ci troviamo nel passo dei tordi. Ma per quale ragione non si debba fare la stessa cosa, sia pure in misura ridotta anche per le tortole? Altrimenti chi detto giorni ci affascina la mosena a qualche ora, detto proprio alla paesana, va bene? E allora abbiamo trovato un calendario che alla fine, rispetto a tutte le proposte delle associazioni venatorie, oltre che della nostra, ce ne sono state un bel po' di proposte da parte di tutte le associazioni. Durante il comitato, siccome l'assessore Stea è il presidente del comitato di gestione, tutti quanti si sono alzati e hanno dimostrato di avere gli attributi. Hanno detto noi abbandoniamo la seduta perché non siamo d'accordo su tutto ciò che ci sta propinando la direzione, il dottor Campanile. Si sono alzati e sono andati via. Alla fine è venuto fuori un calendario venatorio che non ci piace. A noi personalmente non piace perché, non avendo avuto in preapertura la possibilità di sparare il colombaccio, che ormai è diventata fauna, si può dire stanziale, anzi se è fauna errante perché si può spostare
anche di centinaia di chilometri, comunque dalle nostre parti, diciamo, un po' in tutta la Puglia i colombacci ci sono. E quindi questa è stata purtroppo il fatto che non c'era ancora la preapertura ha costretto molti cacciatori ad arrivare ad oggi e a non fare ancora i versamenti, a non fare il tesserino, a non fare nulla, perché un po' per il Covid e un po' perché mancava la preapertura, tanta gente è arrivata alla fine, manca qualche giorno alla preapertura e ancora sta così, giustamente dico io, perché ognuno prima di spendere 400-500 euro per quanto riguarda i vari versamenti e compagnia bella, oggi ci pensa due volte, perché non sappiamo manco come va questa progressione in aumento del virus e quindi molti cacciatori non stanno rinnovando. Però noi riteniamo che rispetto a un passaggio che è stato fatto dal consigliere romano, Mario Romano, con molta probabilità domani, se non domani, venerdì prossimo, porteranno in giunta lo spostamento dell'apertura del colombaccio non più al 30 di settembre, ma bensì al 20 di settembre, 10 giorni prima. Dici, ma Taranto ogni pizza che gnora, solo che la cosa io la sto vedendo un po', come dire, molto strana, perché se voi guardate il tesserino, che il calendario venatorio che vi è stato rilasciato, molti non sapevano manco che ci fosse la deroga. Addirittura la deroga, siccome il calendario quest'anno è stato fatto in due tranche, tant'è vero che chi stava rilasciando i tesserini non si stava preoccupando di rilasciarli per tempo, perché non avevano manco letto che c'è la preapertura del 2. Tutti pensavano che la caccia si aprisse il 20. Quindi un bel po' di casino per quanto riguarda il calendario venatorio è stato fatto. Noi speriamo che le cose cambino, speriamo in meglio, perché pare che il nostro calendario venatorio, quello della Puglia, purtroppo è uno dei più restrittivi d'Italia. Niente, bisogna dire come stanno le cose realmente. Vediamo un po' adesso se ci sono domande da parte di qualcuno per tutto ciò che è stato illustrato. E vieni, vieni. Buonasera a tutti. Ti porgo una domanda. Visto e considerato la legge numero, cioè la legge dell'11 febbraio del 1992, la numero 157, che dice che la regione deve stipulare il calendario venatorio entro il 15 di giugno, perché siamo alle porte della preapertura e anche dell'apertura della prossima annata venatoria e il calendario venatorio è appena uscito, perché non viene stipulato prima? È una domanda che non dovresti fare a me. Dovresti farla ai funzionari e ai dirigenti della regione. E forse pure alla parte politica che non fa la giusta pressione per far sì che il calendario si faccia entro il 10 di giugno. 10, 15, ma non mi ricordo bene, tutta sta legge che tengo in capo. Perché non lo dici tu allora che sei più a stretto contatto? Senti, noi abbiamo detto addirittura che quest'anno purtroppo arriveremo a discutere anche del piano faunistico. Quest'anno purtroppo siamo ancora una volta esposti ad eventuali ricorsi, purtroppo, perché questo piano faunistico, che non è stato ancora fatto, ci espone a ricorsi. Il piano faunistico è vecchio di 10 anni, perché l'abbiamo fatto nel 2009-2014, è quinquennale il piano faunistico. Questo piano faunistico lo stanno, si trova in una situazione di prorogatio da già 5 anni. E quindi questa cosa non so se si potrà fare e non so se ci esporrà, come io penso, a ricorsi da parte di Stavas, di associazioni, questa associazione ambientalista, che l'anno scorso ce ne ha fatto due, come ben sapete, abbiamo chiuso la caccia, abbiamo perso un bel po' di giornate di caccia, eccetera, eccetera. Non capisco per quale ragione, nonostante 80.000 euro che abbia avuto lo studio Farenga, e Peppe me ne può dare atto. Ah, dove stai Peppe? Peppe, dove sta? Ah, eccolo lì. Il quale è venuto con me
quando abbiamo depositato il 13 di agosto tutto quanto alla regione, io ho portato il documento dove c'è tutta la cartografia, dove gli diamo una serie di indicazioni, però la regione dice che bisogna seguire le linee guida. Le linee guida sono un'invenzione della regione. La legge 157 per quanto riguarda la pianificazione del territorio dice ben altra cosa. Però la regione, siccome è in difficoltà, specialmente con Taranto, con il parco delle Gravine, che ha superato di gran lunga quel 30%, perché dai dati che portavamo noi a livello regionale si arrivava quasi al 50%. Però loro dicono che l'eolico non lo considerano, il fotovoltaico idem, tutti i tendoni che sono coperti da teli non li vogliono considerare serre e quindi è territorio cacciabile secondo loro. Tutto il territorio che è interdetto di fatto alla caccia, poiché recintato, circoscritto da muretti a secco o da recinzioni, di fatto interdetto alla caccia. Anche lì forse facevano un forfè di una decina, 10.000 ettari, quando noi invece parliamo di 50-60.000 ettari di questo territorio interdetto. Quindi i calcoli purtroppo li vogliono fare a modo loro. Noi siamo pronti, questa volta non pronti, prontissimi, a fare ricorso al TAR, qualora ci propinano un piano faunistico che non ci garba. Noi vogliamo andare a caccia all'interno dei boschi, non vogliamo andare a caccia nei terreni degli agricoltori, perché loro lavorano e hanno diritto, diciamo, non a non vedere il cacciatore, a non avere, diciamo, danni nell'agricoltura, perché adesso facciamoci un esame di coscienza. Un po' di danni li facciamo, insomma, e bisogna pure rispettare il lavoro degli altri. Qualche volta siamo costretti ad andare in un agrumeto, in un oliveto che magari a terra è pieno di olive, insomma, non va bene questa cosa, però siamo costretti. Noi vorremmo andare a caccia nelle macchie, nei boschi, in quei prati dove non ci sono. Il Parco delle Gravine, guardate signori, io sono una memoria storica del Parco delle Gravine. Quando è stata istituita la legge 19, che era la legge sulle aree protette, subito dopo hanno trasformato il parco, lo hanno chiamato parco, da area protetta è diventato parco rispetto alla legge 394, che è la legge sui parchi. Non solo, oggi il Parco delle Gravine, pur non essendoci le tabelle, ci espone a un problema molto serio. Il momento in cui qualcuno si viene beccato nel parco non è più come prima, perché è stata modificata pure la legge, perché la legge numero 18 prevede che ci debba essere la tabellazione, ma siccome ci vogliono un mare, un casino di tabelle, non lo faranno mai, e quindi noi saremo esposti, perché facendo riferimento alla legge 394, la legge 394 dice che tu ti devi appurare del territorio e ti devi sapere dove vai a mettere i piedi, quindi non c'è manco la possibilità di avere un riferimento. Se prima abbiamo superato, poi la viene a fare l'intervento. Io sono stato citato come teste in tribunale per ben 14 volte. E per ben 14 volte tutte queste persone, queste povere cristi che sono stati prima, abbiamo vinto la causa, assolti in base all'articolo 530 per non aver commesso il fatto. Anche grazie alla testimonianza qualificata del teste, del sottoscritto. Quindi, ma è mai possibile che uno deve andare a caccia rischiando di andare a fare un processo? E allora abbiamo detto più volte ai politici, sistemate almeno il perimetro del parco, rendete il perimetro più omogeneo come il parco dell'Alta Murgia. Tutto il perimetro attualmente, voi sapete che è a spina di pesce, insomma, è una cosa vergognosa. È molto facile, spesso e volentieri io di fronte al giudice, quando ho fatto la mia deposizione, ho detto: signor giudice, anche a me è capitato che mentre andavo a caccia a beccacce seguivo il mio cane, no? Il mio cane non conosce il perimetro del parco e né tantomeno io, perché non ci sono tabelle, sono andato a finire nel parco. Poi dobbiamo sentire chi ha elevato i verbali, è una volta la forestale, è una volta la provinciale. No, ma noi abbiamo dei segnali di riferimento. E poi ha fatto una figuraccia. Ha fatto una figuraccia perché quando il giudice le ha chiesto i punti di riferimento, i segnali di riferimento, sono tabelle.
No, è un albero secco, un muretto, una ma lo sanno tutti i cacciatori. Questi sono punti di riferimento che conosci tu. Si accomodi fuori. Insomma, dico, fanno pure figuracci. A un certo punto, a un certo punto, prima di fare un verbale e di rovinare un soggetto, di mettere questa persona a repentaglio, perché poi uno che deve affrontare un processo ha sempre il timore che possa essere condannato. E allora dico, ma perché fare del male alle persone? Vabbè, questo è un altro discorso. Adesso la polizia provinciale, io vi volevo fare anche questo discorso. Un paio di mesi fa ho chiesto a Bari i compiti e i poteri di queste guardie ambientali che girano con una panda nera. Ogni tanto li ho visti girare. No, lascia stare, l'ecozoofilo è un'altra cosa. Quelle sono volontari. Questi appartengono alla regione. Oggi appartengono questi dalla provincia, da provinciali sono passati regionali. Ho fatto una richiesta di chiarimenti a Bari per sapere poteri e compiti di queste persone. Allora, Bari mi ha detto che rispetto all'articolo 37 hanno poteri di pulizia giudiziaria, perché sono stati assunti dalla regione e da un ente regionale. Quindi come la polizia di Stato, come la forestale, hanno poteri di polizia giudiziaria. Attualmente però non possono andare in giro, questo mi è stato comunicato dal loro coordinatore, perché sono andato a parlare personalmente, non possono andare in giro a fare attività di vigilanza venatoria perché non hanno il porto di pistola. E il coordinatore non intende mandarli in giro perché il deterrente, la pistola è sempre un deterrente. Ci uno deve dire così, magari un bracconiere che fa. E allora, stanno negli uffici. La cosa che vi voglio dire è che fino a stasera noi sappiamo che questa gente non può andare a fare controlli per queste ragioni. Vi invito tutti quanti presenti a farmi sapere subito, tanto il mio numero di cellulare ce l'avete, perché io lo devo segnalare immediatamente al loro coordinatore, se vedete in giro questa panda nera con personaggi di questo tipo a fare controllo sull'attività venatoria. Vestiti come? Tranne che in questi giorni non sarà smentita questa cosa e il loro coordinatore mi diranno abbiamo iniziato a fare anche controlli, per cui vi potete anche all'occorrenza servire delle guardie. Se notate che ci sono discariche abusive lo potete fare subito, perché loro sono pure addetti. Ma sul controllo della come vigilanza per quanto attiene il discorso venatorio, al momento è fermo. Ritornando al discorso del piano faunistico. Che divisa hanno? Com'è? Che divisa hanno? Quella normale, la divisa che avevano prima. Un po' di tutta blu, no? Sì. Ma attenzione, non sto parlando delle guardie gozofile io. No, le blu e bianche. Sto parlando delle ex provinciali. Blu. La panda è blu. Pure la divisa. Perfetto, no, io li ho intravisti una volta. Detto questo, ritorniamo sul discorso relativo al piano faunistico. Purtroppo, signori, noi abbiamo un piano faunistico che non si riesce ad approvare, che è stato pagato profumatamente allo studio Farenga, contrariamente al Parco del Mar Piccolo, che in videoconferenza la procedura è andata avanti. Hanno fatto una serie di passaggi e sono arrivati anche quasi all'approvazione del parco. Noi dobbiamo semplicemente aspettare che si faccia il piano faunistico rispettando le leggi, a prescindere da quelle che sono, questo è il territorio, tutto quello in rosso è tutto territorio interdetto alla caccia. Noi più volte abbiamo fatto anche sull'ATC, abbiamo messo al corrente le persone, diciamo, no? Tutti quanti i cacciatori, di come si è ridotto il territorio. Questo è il territorio che ci rimane per poter cacciare. Tutto il rosto è tutto territorio interdetto, cioè noi dobbiamo andare a caccia in questi buchi, un po' per una maniera, un po' perché sono aree protette, un po' perché sono zone interdette, sono zone con impianti permanenti di irrigazione, e il momento in cui uno ci va a caccia va a fare dei danni, insomma, quindi non è possibile cacciare. Ma adesso
stanno a caccia sulla zona, articolo. Le misure di salvaguardia scatteranno con l'approvazione del disegno di legge, che non è stato approvato. Quello che è stato approvato è una variazione della legge 19, una variante. Ci hanno aggiunto il B1 bis e praticamente adesso si trova all'interno della legge 19 che potrà essere utilizzato per fare il parco. Va bene? Ci sono domande? Tu mi devi fare qualche domanda. Ma stai guarda brutto, di. A Mar Piccolo, per quanto riguarda il parco del Mar Piccolo, attualmente non ci sono ancora, non sono scattate le misure di salvaguardia. Scatteranno quando si approverà in maniera definitiva il disegno di legge. Disegno di legge nel senso la legge vera e propria, insomma. Quindi a quel punto scattano le misure di salvaguardia, pur non essendoci le tabelle, ed è un bel casino. Noi speriamo di risolvere la cosa, ma non perché siamo contrari ai parchi, perché abbiamo avuto l'esperienza del Parco delle Gravine, che è diventata una discarica a cielo aperto. Non ci sono controlli. Cioè, praticamente, a che cosa è servito il parco? A danneggiare gli allevatori, gli agricoltori, non solo, ma a non consentire ai cacciatori di poter fare quello che è la nostra passione, cioè l'attività venatoria vietata. Però poi, le discariche a cielo aperto si vedono in tutti i comuni, a partire da Ginoso e a finire a Grottaglia, a San Marzano, fin dove arriva il parco, perché è lungo 80 chilometri, oltre che essere 28.000 ettari. Poi frastagliato com'è ci vorrebbero 100.000 tabelle, forse, per poter tabellare tutto il perimetro. Per cui andando a omogenizzare la superficie e il perimetro, farebbero un bel lavoro per i cacciatori, per gli agricoltori, ma anche per la politica, insomma. Beh, io avrei terminato. Il tecnico ce l'hai alle spalle, vedi? Perché uno si va a trovare, come hai detto prima. Vuoi fare l'intervento, Giuseppe? O te lo vuoi tenere riservato il discorso? Una volta c'era un'applicazione che era l'unica, sì, che effettivamente tu vedevi anche il posto di caccia, era l'ATC Bar, si chiamava. Adesso è stata cancellata, non riusciamo più a vedere da dove passa il parco, da dove non passa, se stiamo nella zona tabellata, se stiamo in una riserva. Io personalmente ce l'ho tutto perché ho un lavoro fatto da me. Vuol dire che sono d'accordo. A me non risulta che abbiano fatto granché. Le associazioni venatorie, purtroppo, per legge, la legge 19, nelle preconferenze e nelle conferenze dei servizi, noi non siamo soggetti preposti ad essere interpellati. Ci possono andare i sindaci, i bersaglieri, gli invalidi, chi che vende la cozza, i fruttivendoli e compagnia bella, le associazioni venatorie. Non esiste, anche le associazioni ambientaliste ovviamente, no? Sono le prime. E certo che c'è, perché la legge 19 all'articolo 6 non prevede le associazioni venatorie. Lo so io. No. Vi dico questo, come dicevo, io sono una memoria storica da stacco. Quando nel 97 è stata fatta questa legge, prima ancora che si facesse la legge, Balducci, di Ambiente Club, era un partito che stava all'interno della maggioranza. Nel 97 la maggioranza era di centrodestra a livello regionale. Noi le cose le dobbiamo dire come sono, non dobbiamo avere timore, perché, torno a dire, io della politica mi interesso poco, però va detto il discorso com'è. Nel 97 si fece la legge 19 del 97. Quindi si prevedeva l'ingresso del Parco delle Gravine, del Parco dell'Alta Murgia e compagnia bella. Ci sono tutte quante. In merito al Parco del Mar Piccolo, come dicevo, ha avuto una corsia preferenziale. Anche durante il coronavirus sono andati speditamente, tant'è vero che hanno fatto in videoconferenza tutto quanto. Se volete vi leggo pure l'emendamento che abbiamo prodotto. Questa è la cartografia
fatta dal professore La Forgia, tutto quello in giallo è tutto ciò che noi volevamo togliere dal parco, vale a dire tutta la Salina Grande. Perché quando abbiamo parlato del lago Pappadà, dice quello è un invaso, già nell'invaso non si potrebbe cacciare. Però intanto vediamo se è possibile ridurre la superficie eliminando la Salina Grande. Poi vediamo. Ma invece non è stato fatto un bel niente, torno a dire, non è stato fatto un bel niente, nonostante la proposta di emendamento che è stata da me fatta e più sviluppata dal professore La Forgia per quanto riguarda tutta la cartografia. Signori, adesso dobbiamo aspettare e verificare come andranno le cose. Il momento in cui ci sarà da discutere sul parco, così come hanno fatto gli agricoltori però, diversamente da noi, che avevano voce in capitolo, cioè avevano la possibilità di entrare nelle conferenze e nelle preconferenze dei servizi, hanno fatto una bella lettera, hanno fatto una bella comunicazione, ovviamente dicendo che loro non sono d'accordo alla istituzione del parco. Eccola qua, la Confagricoltura di Taranto ha posto in evidenza una serie di problemi, perché per noi è un'arte, è uno sport, chiamiamola come vogliamo, ma per loro è il lavoro. Quindi gli allevatori e gli agricoltori avranno seri problemi come li hanno avuti con il Parco delle Gravine. Posizione di Confagricoltura a Taranto sul Parco del Mar Picco. L'Unione Provinciale degli Agricoltori, un attimo, ultima bicicletta, allora, l'Unione Provinciale degli Agricoltori non è pregiudizialmente contraria all'istituzione del parco. È esattamente la stessa cosa che diciamo noi. Strumenti utili a tutelare e valorizzare il territorio, infatti è stata la prima a proporre un'economia alternativa per valorizzare la città di Taranto e il suo territorio basata sull'agroalimentare e sul turismo. Tale alternativa però deve essere espressa dagli strumenti giusti e non da un sistema di vincolistica che non solo non favorisce, ma compromette, giustamente, definitivamente le attività agricole e zootecniche presenti nella zona delimitata dalla Regione Puglia per l'istituzione del Parco del Mar Picco. La tutela del territorio e dell'ambiente è uno dei principali obiettivi di chi in quelle aree già abita e lavora, conducendo aziende agricole sostenibili, molte delle quali già operano in regime biologico. L'istituzione del parco farebbe aumentare la burocrazia, gli obblighi e paralizzerebbe le suddette attività fino a farle soffocare. Praticamente è quasi uguale a tutto ciò che abbiamo messo noi nella relazione. Infatti, mentre sono certi i vincoli che verranno adottati per l'area in questione, che di seguito ricordiamo, divieto di aprire nuove cave, divieto di esercitare l'attività venatoria, divieto di alterare e modificare le condizioni di vita degli animali, divieto di raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, manca la sicurezza si può fare, ad eccezione degli interventi ai fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione. Quindi bisogna andare dall'ente parco, che in deroga ti devono autorizzare. Divieto di asportare minerali e materie in deroga, per scopi scientifici, divieto di introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e fieristiche non autoctone. Sapete che significa? Che se io devo piantare, non so, ho intenzione di piantare il kiwi, che non è autoctono, non lo posso fare. Se ho intenzione, mi metto nei panni di un allevatore, di acquistare una vacca che non è podolica, non lo posso fare, perché deve essere specie autoctona. Quindi, se uno ha intenzione di allargare un po' anche il discorso nell'agricoltura e nell'allevamento, ci sono delle restrizioni. Andiamo avanti. Divieto di effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno. Vale a dire che se tu hai un pezzo di terra dove vorrai arare in una certa maniera movimento terra, non è possibile. Divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e l'attività agrosilvo-pastorale. Fra le altre cose, cari signori, il fucile, se si transita in una strada provinciale o interprovinciale all'interno del parco, anche se è all'interno del fodero, è sequestrabile. Siamo sanzionabili. Quindi lì bisognerebbe farsi fare un'autorizzazione dall'ente parco. Per il parco delle Gravine, per fortuna, stanno chiudendo un occhio. Divieto di costruire nuove strade e ampliare quelle esistenti, divieto di effettuare interventi sulle aree boscate di tagli boschivi, se non autorizzate dagli uffici dell'assessorato regionale all'agricoltura. Insomma, ci sono un mare di divieti e per fortuna la Confagricoltura è con noi. Io ho contattato qualche esponente e mi ha garantito che il momento in cui noi aderiremo le vie legali per proporre un ricorso al Tribunale Amministrativo, loro ci daranno una mano. Beh, io gli argomenti di questa sera all'ordine dei lavori li ho esauriti tutti qua. Anche, vai, pure se... Perché in Calabria e Colombaccio può parare in Puglia, no? Come? Perché in Calabria e Colombaccio può parare in Puglia, no? Gli devo rispondere. E che tipo di risposta vorresti che io ti dassi? Ti ho detto poc'anzi che abbiamo un calendario venatorio di cacca, va bene? L'anno scorso noi il colombaccio l'abbiamo sparato, quest'anno invece ci hanno detto che ci sono ancora i pulcini nei nidi e che pertanto a Taranto ci sono i pulcini nei nidi, in Calabria non ce ne sono pulcini. Dove sta? Buonasera a tutti, io vorrei porre solo una domanda, non lo so se lei è, diciamo, la persona adatta a rispondermi. Comunque sappiamo, cioè, spero, me lo auguro, anche perché da quello che diciamo è stato il dibattito di questa sera, vengono sempre in evidenza, cioè, si mettono sempre in evidenza le limitazioni, no? Che noi per questo hobby che abbiamo non siamo costretti a subire, no? O giustamente o ingiustamente, io penso ingiustamente, non perché sia un cacciatore, però c'è un altro problema che dobbiamo tenere presente. Quale? Nel momento in cui dovesse purtroppo aumentare questo maledetto virus, noi sappiamo già che è un lusso per molti andare a caccia. È diventato un lusso, nel senso che molti devono far, diciamo, devono mettere da parte tanti altri piccoli hobby proprio per poter pagare quelle che sono le tasse di concessione governative, no? Regionali, provinciali, in più l'assicurazione. E pertanto non è un discorso personale, perché grazie a Dio sono un pensionato e quindi, se vogliamo, me lo posso anche permettere. Però mi riferisco soprattutto a molti altri che fanno dei sacrifici per poter arrivare poi a potersi togliere la soddisfazione di andare a caccia. Se dovesse, come dicevo prima, aumentare questo, che cosa succede? Viene chiusa la caccia? C'è un rimborso? Ecco, questa è la domanda che faccio. Grazie. Ma io ritengo che lo Stato o la Regione si dovrebbe fare carico, diciamo, di un eventuale problema di questo tipo. Però siamo sotto il cielo, come si suol dire, non sappiamo quello che potrà succedere domani. Oggi sappiamo che purtroppo stanno aumentando i casi delle persone positive, non sappiamo come andrà a finire. La nostra passione però ci porta comunque a rinnovare, ad andare avanti e a sperare che tutto ciò possa migliorare, anche perché nella nostra categoria, per quanto riguarda le distanze, ogni cacciatore egoisticamente più sta lontano dal collega e meglio è, specialmente se il collega spara bene. E diciamo,
diciamolo pure, insomma, la nostra categoria è una di quelle che non sarebbe soggetta agli assembramenti, ad eccezione di stasera, che comunque vi siete comportati molto egregiamente, rispettando le misure previste dal decreto ministeriale. Più di questo non ti posso dire, po'. Siamo sotto il cielo. Se ci sono altre domande, io sono a vostra disposizione. Come ti chiami, scusa? Vito, io sono 40 anni che curo queste cose. Sono stato ai vertici di un'associazione venatoria, sono stato un vicepresidente nazionale vicario, un'associazione che contava 40-45 mila iscritti, e ti posso garantire che tutte le volte che abbiamo organizzato una manifestazione, specialmente al sud, chi aveva mal di testa, chi aveva il turno, chi aveva la moglie che non era disponibile e chi aveva il compare a casa e quindi doveva stare attento, ognuno di noi aveva un problema, e quando ci siamo recati alla regione per contestare nel 2005 l'istituzione del Parco delle Gravine, qualcuno si è affacciato e ha visto che eravamo poche centinaia ed eravamo 23.000 all'epoca in tutta la Puglia, e noi nella provincia di Taranto eravamo 5.600, mi pare. Ma ha detto: ma chi sta c'è volano qua? Quattro morti su. Guardate, i generali le guerre non le vincono da soli, le vincono perché hanno dei bravi soldati e dei bravi marescialli. Senza di questi non vai da nessuna parte. Va bene? È la base quella che comanda. E allora, se domani mi accorgerà che i tempi sono maturi per fare una manifestazione, perché farla adesso, con tutti i problemi che ci sono in Italia, manifestare per la caccia ti fanno una pernacchia, anche perché abbiamo tutto il mondo ambientalista e non solo contro. Noi dobbiamo cercare di non rimanere racchiusi al nostro interno, ma di esternare questa nostra passione, facendo notare che non siamo degli assassini e nell'ambiente siamo le sentinelle dell'ambiente. Perché a differenza di questi quattro morti di fame che l'ambiente lo fanno dietro il PC e compagnia bella, noi viviamo la caccia e l'ambiente in prima persona. Grazie per l'attenzione, io ho terminato. C'è un altro intervento. Io volevo fare presente solo una cosa, no? A integrazione di quello, a completamento di quello che ha ricordato la Confagricoltura, l'Associazione degli Agricoltori, c'è da dire una cosa. Noi altri con i capelli grigi, quando fino a prima della legge del 75 compravamo un'arma, nel fare la denuncia, ricordate, dicevamo: il sottoscritto dichiara di aver comperato quest'arma e di detenerla per uso difesa personale e patrimoniale, al di là del fatto che era un'arma da caccia, un'arma da poligono, un'arma da difesa. Ora, il problema qual è? La creazione di questi parchi ha interdetto, ha vietato la possibilità di entrare in casa propria nel momento in cui la propria abitazione primaria o secondaria rientra nel territorio del parco, no? Non c'è più la possibilità di raggiungere casa propria con l'arma. Cosa succede? Che io, che ho la villa nel parco delle Pianelle, che fino allo scorso rinnovo, come Rocco sa, avevo anche il porto da difesa, no, il porto d'arma per difesa personale, oggi quando vado nella mia villa in zona isolata non posso raggiungere casa mia con un'arma che mi mette in condizione di stare sereno la notte, perché essendo nel parco io non posso più muovermi con l'arma a casa mia. Quindi mi hanno tolto
questo diritto consolidato da decenni, da che ho fatto casa eccetera, adesso io non posso più raggiungere casa mia con l'arma. Perché? Perché qualcheduno nel frattempo, in corso d'opera, ha deciso che casa mia rientra in un territorio di parco. E questo, anche questo, insieme alle limitazioni degli agricoltori che non possono mettere specie non autoctone e tutto il resto, anche questo è una violazione dei diritti personali. Quindi che cosa deve fare il singolo individuo? Deve andare al TAR, deve andare di volta in volta ai carabinieri forestali e tutto il resto a dire: ma io voglio andare a casa mia e per stare tranquillo la notte mi devo portare un'arma? Anche queste sono cose da rivedere. Grazie signori. Grazie.